Ma che coraggio però, ma che coraggio, ma che coraggio! In tanti decenni... Ciao amici, in molti mi state scrivendo nei commenti che volete dimagrire, chi 2 kg, chi 5 kg, chi tanto di più, chi vuole una dieta. Allora, premesso che sono una naturopata e non faccio diete, non do diete, anzi sono proprio contraria alle diete, se volete dimagrire senza dieta potete contattarmi per una consulenza. Chiusa la premessa, per aiutarvi ad ottenere i primi risultati, oggi ho messo insieme i 3 migliori consigli che raccomando ai miei clienti. Nei miei oltre 25 anni di esperienza, questi consigli non mi hanno mai deluso. Funzionano sempre. Ma prima di vederli, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma fanno dimagrire sti benedetti rotolini della pancia? E certo, anzi, uno in particolare è ottimo per sgonfiare la pancia che sembrerà subito più magra. Uno, meno stress. Secondo molti studi, lo stress è uno dei fattori responsabili dell'aumento di peso e non va assolutamente sottovalutato. Lo stress aumenta l'infiammazione del corpo, ci rende gonfi e disturba il potere bruciagrassi dell'organismo. E quindi, invece di dimagrire, ingrassiamo. Contro lo stress consiglio la meditazione, come spiego in questo video. Sapete che c'è una mia meditazione guidata in regalo pronta ad aspettarvi? È facile averla, abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile e tra l'altro sostenete anche il mio lavoro di divulgazione. Grazie. 2. Ridurre gli alcolici. Ma Simona, sono in vacanza, ma che diamine! Che diamine lo dirà la tua pancia se non segui questo consiglio? Sapete quante persone ho incontrato che mi dicevano: "Ma Simona, io mangio bene, faccio sport, non mangio dolci, ma la pancia è sempre gonfia e questa pancetta non se ne va." È bastata qualche semplice domanda per scoprire il colpevole. Era l'alcol. Birra, vino industriale, spritz, vari superalcolici. Se consumati regolarmente causano aumento di peso e gonfiore addominale. Senza considerare i danni a fegato, intestino, cuore, circolazione, cervello. Un bicchiere di vino rosso genuino a pasto va anche bene, ma di più siamo a rischio pancetta. 3. Interrompiamo questo video per una notizia dell'ultima ora. Oh my god, cos'è successo? Una cosa gravissima, Squaletto è entrato in sciopero della fame. No, perché? Dice che YouTube è crudele perché non fa vedere i tuoi video e lui per protesta fa lo sciopero della fame finché non arriviamo a 200.000 iscritti. Poverino, ma che coraggio! Amici, iscrivetevi subito, fate iscrivere il partner, la nonna, la mamma, gli amici, figli, nipoti. Così Squaletto si convince che il canale sta crescendo e non c'è bisogno di tanto sacrificio. E dopo questa notizia allarmante, vediamo il terzo punto di oggi. 3. Mangiare sano. Se è facile a dirsi, ma anche a farsi se segui i miei video. Ecco, 3 regole facili facili che migliorano subito l'alimentazione di tutti. 1. Sostituire i carboidrati raffinati con quelli integrali o semi-integrali. Il segreto sta nelle fibre che regolano la glicemia del sangue e rallentano l'assorbimento degli zuccheri e la conversione in grasso. 2. Verdure crude a inizio pasto. Io inizio sempre pranzo e cena con tante verdure crude, magari un'insalata anche semplice ma abbondante. Vitamine, minerali, enzimi, clorofilla, antiossidanti sono tutti nutrienti fondamentali per attivare il metabolismo. 3. Ridurre i dolci. Non importa se sono bio, vegani o senza glutine. I dolci industriali e i dolci in genere contengono quantità di zucchero sproporzionate rispetto al nostro reale fabbisogno. Ma io non posso rinunciare ai dolci, non ce la faccio. Puoi usarli come dolcetto, come gratificazione occasionale, ma se hai voglia di dolce come abitudine, mangia la frutta o guarda questo video. La frutta contiene zuccheri, ma insieme a vitamine, minerali, enzimi, fibre. Quindi la frutta è un dolce sano, riappropriamocene! Ora condividete questo video con i vostri amici. Questi consigli sono semplici, ma sono imprescindibili per chi vuole dimagrire in modo naturale e senza dieta.
Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E rallentano, e rallentano. La due, eh?